Buonasera, io sono Luigi Amodio della Città della Scienza di Napoli. Ho avuto questo ingrato compito di fare da, diciamo, discussant in una sessione in cui secondo me c'è poco da discutere perché, come dire, sono stati presentati dei casi molto robusti e molto concreti. Però, diciamo, sicuramente c'è da fare alcune domande. Intanto mi colpiva molto, diciamo, per il primo e il quarto intervento, questa dimensione, come dire, trasversale della robotica come, più come metodo. C'è un po' di rimbombo? Va bene così? Meglio. Quindi, di dimensione trasversale, diciamo, della robotica, più come metodo didattico che non come, appunto disciplina. E l'ultima presentazione mi sembrava molto evidentemente spinta anche appunto verso, per esempio, il riferimento all'arte, in questo caso appunto l'utilizzo di Wall-E è secondo me molto interessante. Tra l'altro apro e chiudo parentesi, io capisco, diciamo, la difficoltà per molti di voi a tollerare, diciamo, la robotica antropomorfa, però chiaramente, per esempio, dal nostro punto di vista, cioè di chi comunica con il pubblico dei non addetti ai lavori, è evidente che invece il percorso, come proverò anche a raccontare domani, è esattamente l'inverso. Allora, volevo chiedere al professor Menegatti in modo particolare fin dove si spinge, diciamo, l'esperienza che lei ha fatto, fin dove si spinge nella didattica delle discipline umanistiche, no? Per esempio filosofia, roboetica, no, faccio prima tutte le domande e poi, quindi questa, diciamo, è una cosa che mi interessava in maniera particolare. E invece all'ingegner Calderara e anche però a lei, professore, una valutazione di impatto di queste attività, quindi se c'è stata un'attività proprio di evaluation e quali sono stati i risultati. Invece ero in modo particolare interessato a sapere qualcosa di più dai due interventi, i due interventi centrali sulle modalità di trasferimento tecnologico, diciamo, al sistema delle imprese. Si è accennato, diciamo, al tecnopolo, ma se fosse possibile, diciamo, avere qualche dettaglio in più. E infine un'ultima domanda a tutti, visto che ho avuto la fortuna di trovarmi di fronte a un panel interamente universitario. Fino a che punto, diciamo, le vostre università si spingono sul fronte di quella che è stata chiamata, diciamo, la terza missione dell'università, quindi oltre alla didattica e alla ricerca, poi anche la comunicazione al grande pubblico. Perché le attività con le scuole, diciamo, dal mio punto di vista rappresentano, come dire, qualcosa di molto tangente, diciamo, sia alla didattica sia alla ricerca in campo educativo. Invece volevo sapere se ci sono delle azioni proprio rivolte al pubblico, diciamo, proprio non addetti ai lavori quelle che nei progetti europei si chiamano oggi le hard to reach audiences, che sono quelle invece con cui, diciamo, noi lavoriamo per di più, per lo più nei science center. Grazie.